Appassionati di calcio, quest'oggi stiamo per parlare di un torneo di beneficenza. Stiamo parlando di calcio a 11 e ci saranno tante squadre per un evento che seguiremo. Siamo con l'organizzatore, che poi sarà anche protagonista in campo, Salvatore Spina, che ringrazio per aver raccolto il nostro invito. Grazie Matteo, sì, siamo qui per presentare l'evento, diciamo, di beneficenza che si terrà a Corigliano Rossano questo fine settimana, in particolar modo domenica, e si svolgerà presso l'oratorio dei Salesiani, sempre del territorio di Corigliano Rossano, ed è un torneo di calcio a 11 dove prenderanno parte diverse squadre. Alcune amatoriali, alcune anche, e una in particolare di categoria. Allora, quando si parla comunque di calcio a 11 e si parla di beneficenza, noi ci rivolgiamo ad un pubblico molto vasto, perché comunque ci sono tanti, tanti appassionati. Poi, se si può fare anche del bene in maniera spontanea, è ancora più bello. Apriamo e chiudiamo una parentesi: ci sarà anche quella che è un po', tra virgolette, la nostra squadra, ossia i Ranger Corigliano. Sei un calciatore di questa squadra, un dirigente, una duplice veste. Ora hai trovato il tempo anche per quest'altra incombenza, visto che la squadra riposava. Diciamo così, allora domenica 20 l'appuntamento è dalle 9 in poi, sarà tutta una mattinata di incontri all'oratorio Salesiano di Via Provinciale. Vogliamo anche parlare delle squadre che parteciperanno e poi soprattutto parleremo più nel dettaglio tra qualche istante anche dell'aspetto benefico. Allora, come hai appena detto, parteciperà la squadra dei Rangers Corigliano, una squadra militante in terza categoria, dove io sono sia un dirigente sia anche un giocatore. La squadra si è messa a disposizione appunto per questo scopo benefico e anche gli stessi dirigenti, presidente, vicepresidente e tutti quanti hanno dato il loro contributo per la riuscita di questo evento. Le altre squadre sono squadre amatoriali, cioè parteciperanno i medici FC di Cosenza, una squadra alla quale sono particolarmente legato. È una squadra capitanata dal dottor Antonio Caputo e allenata dal dottor Enrico Costabile, più volte campione d'Italia della stessa categoria, quindi dei medici, di cui io stesso faccio parte. Poi parteciperà anche la squadra Smile Service di Rossano, che è una squadra principalmente composta da odontoiatri e odontotecnici. È una squadra anche questa creata a scopo benefico, nata da pochi anni. E infine ci sarà anche la partecipazione della squadra degli avvocati del Foro di Castrovillari, anche questa nata da poco e ha già partecipato a due competizioni nazionali del campionato nazionale appunto forense. Allora, sicuramente sarà spettacolo perché ci sarà anche qualità conoscendo un po' i protagonisti. Adesso però parliamo dell'aspetto benefico, che è la cosa più importante. Sì, lo scopo è appunto quello benefico, dove i fondi raccolti appunto dalla manifestazione verranno dati appunto all'oratorio dei Salesiani che si prendono cura proprio di questi ragazzi della casa famiglia dell'oratorio. Il loro scopo principalmente è educativo, quindi si prendono cura dell'educazione di questi giovani. Io stesso sono legato a questo ambiente perché sin da quando ero ragazzino appunto mi ha portato a conoscere tante persone e a crescere. Tutti noi crediamo appunto nell'obiettivo dei Salesiani e vogliamo, diciamo, fare in modo che questo ambiente cresca e appunto lo scopo educativo vada avanti. Allora, sicuramente si potrebbe fare una puntata sull'impegno dei salesiani, non solo nel nostro territorio, origini che partono da lontano, poi sfoceremo anche nella retorica, però sono veramente delle associazioni, questa dei salesiani in particolare, ma anche altre che lavorano giorno per giorno. Molte volte ci sono comunicati, ci sono parole, ci sono passerelle, frasi di circostanza. E poi l'oratorio salesiano, un po' anche tante altre parrocchie, lì si fa veramente ogni giorno del bene si dona al prossimo. Tanti ragazzi sono cresciuti nell'oratorio salesiano di Corigliano, tanti ne hanno
usufruito, diciamo, di questa possibilità anche di socializzare con gli altri senza distinzioni di ceti sociali. Credo che questa sia una cosa molto importante da sottolineare. Sì, sì, perché appunto la beneficenza e soprattutto anche l'amore verso il prossimo non deve avere diciamo distinzioni né razziali né di ogni altro genere. Quando si fa beneficenza si fa beneficenza per tutti, indistintamente da quello che c'è intorno. Allora, io volevo a questo punto dare l'appuntamento. Domenica 20, dalle ore 9 in poi, si protrarrà questa manifestazione sportiva per tutta la mattinata. Ci saranno le premiazioni, ci saranno le raccolte fondi, appunto, e soprattutto ci sarà anche spettacolo in campo. Ti chiedo un po', in veste di organizzatore, sarai supervisore o farai un tempo per parte un po' con tutti? Allora, io sono legato un pochettino a tutte le squadre. Come è nata l'idea di riunire proprio queste quattro allora, squadre? Allora, l'idea è nata appunto dal fatto che io prendo parte praticamente quasi con tutte le squadre, tranne con quelle degli avvocati, ho giocato con le altre tre. Tutti quanti mi hanno sempre manifestato il proprio interesse nel partecipare a un evento benefico. I medici di Cosenza in particolare sono, diciamo, degli abituè di questi eventi. Io non lo so con chi parteciperò ancora, probabilmente farò l'arbitro. Probabilmente farà l'arbitro, perché delle scorribande sulla fascia con la maglia dei Ranger ne abbiamo parlato in altre occasioni. Allora, grazie a Salvatore Spina, grazie a tutti quanti voi per la cortesa attenzione. Noi ci saremo, il mio invito è appunto rinnovato a domenica mattina all'oratorio Salesiani di Corigliano Rossano di Via Provinciale. Grazie.